della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Salmo 105. Sì, quando dovrebbe scrivere?
Sì, dai. Viene da Roma per usare o proprio di mattina. Alessandro. Alessandro. Abbiamo le braccia alzate verso l'alto perché lui attinga forza da Gesù, che non è confesso a Dio onnipotente. Abbiamo fatto anche per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Non è allora 105. Salmo 105. Salmo 105. Allora tu fai le antifone, tu fai i salmi. 105. Dio è fedele alle sue promesse. Non dimenticate questo, perché tutta la fede si gioca su questo. Tutta la nostra crescita si fonda su questo.
non c'è crescita se non c'è la fiducia in quella promessa che Gesù mantiene. Ci promette la felicità e lui la mantiene, la mantiene, la mantiene. Siamo noi che non crediamo. E lì andiamo in frantumi. Abbiamo un modo di ragionare stranissimo. Quando noi abbiamo certe voglie strane, allora crediamo al male. Allora ci accomodiamo ad essere autodistrutti, subire anche le angherie più gravi, perché secondo loro questo va benissimo. Ma quando il Signore parla, noi siamo così duri di cervello, di durezza di cuore, che rifiutiamo quello che Lui ci propone con una certezza assoluta. Tutta la nostra vita spirituale, la nostra salvezza, la nostra crescita dipende dal credere che Lui, quando ci promette una cosa, lo mantiene. E se uno non crede alle promesse di Dio, in chi deve credere? Promesse sposi. Allora, andiamolo a 105. Attenzione, perché questo è un richiamo per noi. Questo è un salmo che deve farci riflettere. Dio è fedele alle sue promesse. Per questo dobbiamo cantare il Signore dentro questa certezza. Siamo invitati a cantare, perché se noi ci affidiamo a Lui, Lui non ci delude. Gli uomini ci deludono, ma Lui mai, Lui mai. Andiamo? Cantate e celebrate il Signore. Meditate tutti i suoi prodigi. Perché, alleluia. Certo, quando uno crede alle promesse, incomincia a vedere i prodigi di Dio che compie nella nostra esistenza. Cose meravigliose e stupende. E dice, è desta meraviglia e stupore nei confronti degli altri, perché lui, nel momento in cui lui opera dentro di noi, noi veramente riverberiamo quell'opera che il Signore compie dentro di noi nel segreto, anche nel morire noi stessi per far crescere Lui. Allora? Rendete grazie al Signore e invocate il Suo nome. Proclamate fra i popoli le Sue opere. A Lui cantate, a Lui inneggiate. Meditate tutte le Sue meraviglie. Gloriatevi del Suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate insieme cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua volta. Allora, attenzione, qui siamo diventati nella storia. Guardiamo la storia per vedere come il Signore ha compiuto grandi prodigi. E il prodigio di tutti i prodigi è questa liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Sempre siamo richiamati nella storia. Il Signore ha fatto prodigi incommensurabili. Il popolo di Israele, al momento in cui questa fede di Mosè è stata così grande, sono stati liberati senza colpo ferire, senza spada, senza lottare, senza nessuna vittima, nella fiducia in Lui. Il Signore sa come liberarci dai nuovi faraoni che noi incontriamo. Un faraone di questo genere, noi lo stiamo vivendo oggi in atto, oggi Putin, cos'è questo? Un faraone che vuole conquistare tutto, i territori con il sangue, ma è stato, come diciamo sempre, è stato capace di dividere il mondo in due, il mondo orientale,
con la Russia, Russia e la Cina, e il mondo occidentale, possiamo dire l'America e l'Europa, ha distrutto l'unità del mondo. Tutte contestate nucleari con il rischio di mettere, di distruggere tutto l'universo. Allora andiamo, aspettate, forza. Voi siete di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. È Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Ecco, ci rimanda a questo Abramo, Isacco e Giacobbe, come ha operato con loro. Pensate a Abramo, che meraviglia di uomo di fede. Credette sperando contro ogni speranza. E Gesù elogerà in modo straordinario Abramo. Abramo vide il mio giorno, dice Gesù, e se ne rallegrò. Che bello questo connubio di Abramo, migliaia di anni prima, che vide il giorno del Messia e si rallegrò. L'ha detto Gesù, vide il mio giorno. Gli uomini grandi hanno fiducia alle promesse del Signore. Ad Abramo fu data una promessa e credette contro ogni speranza, credette sperando contro ogni speranza. Vide il mio giorno, perché chi crede spera. Vide il mio giorno e se ne rallegrò. Allora ci deve far sognare, questo è il sogno che dovremmo avere, un sogno che parte da una promessa, che è una promessa mantenuta, che mantiene. Invece noi ci accartocciamo, ci chiudiamo a riccio e noi moriamo così, asfissiate il nostro io. Quello posso dire una cosa? Sì. Quello che dici mi ricorda quando facevo esperienza di volontariato nel carcere. I carcerati di una sezione si riuniscono ogni giorno la sera e fanno il rosario insieme e sperano. Loro dicono: la nostra forza è la preghiera. Cioè, io dico: ma questi pregano, un esempio, ho detto, pregano più di me, cioè, perché avevano una fede. Dico, noi aspettiamo la sentenza, però nel frattempo preghiamo e si sostengono l'uno con l'altro. Intanto la preghiera santifica il tempo, la preghiera affretta il tempo, la preghiera non ti fa contare, centellinare gli attimi, ma ti porta sempre in quella speranza che tu già la possiedi, anche se non completamente. Allora cos'è la preghiera? È già respirare la libertà. Cioè, non ancora completamente, ma tu già lo vivi dentro. Io ricordo quando ho battezzato una musulmana e nel battesimo, ho fatto il battesimo, l'Eucaristia e anche la cresima, con l'autorizzazione del vescovo, Monsignor Ferraro. Disse così, dopo una settimana, andando lì facendo il colloquio, mi disse: tutte i cancelli sono spariti, non vedo più nessun muro, nessuna carcerazione, sono una persona libera. Ma scusatemi, è un'esperienza che faceva lei, non era qualcosa di copia, la copiazzatura o meno, sperimentava: ma io sono libera, sono qui ma sono libera. Rilegata ad un figliolo che purtroppo che aveva la nonna, un po' la mamma, eccetera. Per dire, insomma, veramente è un fattore che supera l'umano. Uno che ha fiducia veramente diventa un eroe che affronta la storia non con le nostre categorie, ma con le categorie del Signore, modo di pensare del Signore. Continuiamo, forza, via. Si è sempre ricordato
l'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. L'ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza eterna, quando disse: ti darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità. Quando erano in piccolo numero, gli stranieri in quel luogo, e se ne andavano di nazione in nazione, da un regno a un altro popolo, non permise che alcuno li opprimesse, e castigò il re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Un principio attivo della nemesi storica, principio attivo. Per cui non toccate i miei consacrati. Tutti quelli che scavano la fossa per i suoi consacrati vi cadono loro. E chi tendendo la rete si impigliano quelli che tendono contro i consacrati. Signore, da questo principio tu ti sei affidato a me, io ti custodirò. Vedete anche il Salmo 91, come un padre che dice non toccate i figli. Esatto, sì. Perfetto. Forza, gloria al Padre. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate e celebrate il Signore, meditate tutti i suoi prodigi. Alleluia. Il Signore non ha abbandonato il giusto tradito, ma lo ha salvato dai peccatori. Alleluia. Di chi parla? Del me, sì, Giuseppe, e poi anche da Cristo. Anche Gesù fu tradito. Fu venduto anche Giuseppe con i 30 sigli d'argento, abbandonato poi come schiavo. Bellissimo. Allora? Chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Quindi la storia è guidata da Dio. Dio guida la storia. Quindi Giuseppe, che fu venduto dai suoi fratelli in Egitto, è stato come dentro un progetto di provvidenza, e sarà Giuseppe a salvare tutta la mezza luna fertile, e avrà la possibilità che tutta questa zona non morisse di fame. Guardate, allora è la storia che parla. Come il Signore non ha abbandonato gli uomini, non continua a abbandonare ora, con tutte le situazioni incresciose della Palestina, di queste zone di guerra terribile, con queste vendette e quanto sangue, quanti lutti. Il Signore continua la storia e piange con gli uomini che soffrono. E noi supplichiamo, perché noi dobbiamo supplicare perché venga, che cessino le guerre, il sangue e la violenza. Forse più. Gli strinsero i piedi con cerchi, il ferro gli serrò la gola, finché non si avverò la sua parola. E l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo. Il capo dei popoli lo fece liberare. Lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi, per istruire i principi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. Ecco, è diventato poi vice re d'Egitto. Il faraone gli ha dato l'anello, cioè dire: devi lavorare, deve essere tu ad amministrare tutto il regno. Gli diede questa grande fiducia. Il Signore continua a fare la stessa maniera. Chiunque è fedele nel Signore si serve di chi è fedele, perché il Signore dia la grazia a quella zona, a quello stato, a quella nazione. Vincenzino, ti sei messo lì? Oggi niente. Oggi.
forza via. Gloria al Padre, Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, il Signore non ha abbandonato il giusto tradito, ma lo ha salvato dai peccatori. Alleluia. Dio ha ricordato la sua santa promessa. Guida il suo popolo alla libertà. Alleluia. Ecco. E Israele venne in Egitto. Giacobbe emigrò nel paese di Cam. Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo. Lo rese più forte dei suoi oppressori. Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo e agissero con inganno contro i suoi servi. Ma dove Mosè suo servo e Aaronne che si era scelto, misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Cam. Mandò le tenebre e si fece buio, ma essi resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in sangue e fece morire pesci. La loro terra brulicò di rame fino alle stanze regali. Parlò e vennero tafani, zanzare in tutto il territorio. Ecco, sono 10 piaghe d'Egitto, sono i segni che poi hanno convinto Faraone a liberare il popolo di Israele. I segni, il Signore parla attraverso questi segni in particolare. Ecco perché capitolo 33 del libro di Giobbe dice così, che il Signore parla in un modo o nell'altro, ma non tutti riescono a comprendere i segni dei tempi. Non è un segno dei tempi quello che sta accadendo oggi, stiamo sotto gli occhi nostri. Ma è proprio palese. Chi è che comprende queste cose? Ma è proprio palese, cioè, è palese. Non è possibile non capire. Questa crisi economica, politica. Tutto, spirituale di più. Ma sì. Anche la natura, anche la natura. Anche la natura, tutti i segni. Ancora noi continuiamo a vivere da pagani. Continuamente il Signore parla e noi non ascoltiamo. Lasciamo da parte la Chiesa. Il Signore parla attraverso gli uomini santi e quelle che piangono. Dio forza. Ma perché il Vangelo è un po' scomodo per queste persone? Sì, molto scomodo. Parlo. A chi tocca? No, invece di piogge diede loro grano. Vanno di fuoco sulla loro terra. Colpì le loro vigne e i loro figli. Schiantò gli alberi del territorio. Parlò e vennero le locuste. Senza numero, divorarono tutta l'erba della loro terra, divorarono il frutto del loro suolo. Colpì ogni primogenito nella loro terra, la primizia di ogni loro vigore. Allora li fece uscire con argento e oro, nelle tribù nessuno vacillava. Quando uscirono dall'Egitto, l'Egitto era stato colpito dal loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte. Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque. Scorrevano come fiumi nel deserto. Quindi adesso è il Signore che guida il suo popolo nel deserto. La manna nel deserto, le quaglie e poi l'acqua che disseta. Così si è ricordato della sua parola santa, data da Abramo suo servo. Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, perché osservassero i suoi decreti e custodissero le sue leggi. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dio ha ricordato la sua santa promessa, guida il suo popolo alla libertà. Alleluia. Dio ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Alleluia. In Cristo è risorto per le morti. Alleluia. Apocalisse 22. 10, 21. 10, 21. Ultimi versetti. Ultimo mezzo. La testimonianza della nostra speranza. Guardate che bello. Allora, la nostra speranza dove va a finire? Qual è l'approdo della nostra speranza? Qual è l'approdo? Letizia. Sì. Qual è l'approdo della nostra speranza? L'oggetto della nostra speranza? Il paradiso. Mi vado a preparare il posto in paradiso. Se uno perde questo approdo, questa speranza, ha fallito tutto. Che vada l'uomo a guadagnare tutto il mondo, se poi perde la sua anima? La sua anima è per il paradiso, per la gioia eterna, non è per la dannazione eterna. E uno si realizza non nei sogni che pensa per sé, ma si realizza solo in sua volontà. C'è la nostra pace, nella sua volontà c'è la nostra pace. Aspettate, è l'ultimo capitolo. Versetto 10. Inizia. E aggiunse. Vado? Sì. E aggiunse, non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. E sotto sigillo significa, questo significa che bisogna entrare profondamente nella parola di Dio. Molte persone hanno la Bibbia, però sono sotto cassetto, chiuso tranquillamente e sigillato. Vai a toccare, non è così. Bisogna entrare nel segreto del Re per vivere questi segni di speranza di cui noi viviamo. Non si può, non può alzarsi di buon mattino la persona se non spera. Senza la speranza come fa? Con quale coraggio si alza di buon mattino senza una speranza che va oltre la speranza umana? Allora vediamo. Il malvagio continui pure a essere malvagio e l'impuro a essere impuro, e il giusto continua a praticare la giustizia e il santo si santifichi ancora. Purtroppo è così, è come una forma di ironia, no? Il malvagio continua pure ad essere malvagio, l'impuro ad essere impuro, e il giusto continua a praticare la giustizia. Il santo si santifica ancora e vedremo gli effetti diversi. Dove porta la cattiveria e dove porta la bontà. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Qua sono. Sì. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Capite? Noi veniamo da Lui, principio, e ritorniamo a Lui. Allora io sono il Signore, Dio tuo, principio della nostra esistenza. Da dove veniamo? Da questa sorgente. Io sono il Signore, Dio tuo. Significa, io ti ho creato, tu sei venuto non perché l'hai voluto tu, perché ti ho preceduto, ti ho amato prima ancora che tu fossi. Ed è bellissimo sapere che noi siamo stati voluti, pensati prima della creazione del mondo. Non è che noi stiamo farneticando,
assolutamente. Massimo, Massimo, vai a prendere. Cioè, Massimo, vai a prendere. Sì. Allora, aspetta un pochino, no? Principio alla fine. Allora, se noi, diceva così Teresa di Calcutta, se gli uomini sapessero da dove vengono, sarebbero più felici di sapere dove vanno a finire. Cioè dire, noi ritorniamo da dove veniamo. Veniamo dall'alto, ritorniamo di nuovo a lui, al principio. Per cui non siamo perduti. Quando una persona muore, ritorna a lui. È un inizio. Per essere abbracciato da lui e dire, vieni servo buono e fedele, sei stato fedele e adesso entra nel gaudio del tuo Signore. Ma altrimenti dirà, non chi ti conosce, ti ho amato e tu hai voltato le spalle, vattene via da me, maledetto. Ecco, noi salutiamo il nostro Massimo, facciamo anche le nostre condoglianze perché papà suo è salito al cielo. C'è stata una bella celebrazione eucaristica di suffragio, è vero Massimo? Bene. Allora andiamo. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Ecco, chi sono costoro, vi ricordate? Sì. Quelli che avevano la veste bianca e le palme nelle mani. Chi sono costoro? Sono quelli che sono passati dalla grande tribolazione e hanno lavato nel sangue dell'agnello. Quando uno si confessa, la veste del cuore nostro, della veste del battesimale che abbiamo ricevuto, il nostro cuore viene purificato, diventa splendido come il giorno del battesimo. Per questo la confessione viene chiamata secondo battesimo laborioso. Lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ricordare, perché ogni volta che noi ci macchiamo per debolezza, fragilità, cadiamo nel peccato, nei pensieri, nei desideri, nell'impudicizia, nell'orgoglio, nella superbia, nell'invidia, nella gelosia, nel pettegolezzo, nel parlare male di questo, di padre. Queste sono macchie, queste sono l'ordure del nostro cuore. Lo scoraggiamento cos'è? Mancanza di fede. Non solo, ma dimentica, mette dietro le spalle quella forza, quel vigore che il Signore ci ha proposto quando siamo tentati. Perché non dobbiamo ricordare quello che ci ha detto il Signore quando siamo scoraggiati e vogliamo buttare tutti all'ortica e ritornare indietro? Ma non ci guadagniamo nulla. Noi, i nostri ragionamenti tortuosi tradiscono il progetto di Dio. Il volere, l'operare, vengono da Lui per i suoi benevoli disegni, che sono meravigliosi disegni, stupendi. Invece noi li imbrattiamo perché vogliamo i nostri ragionamenti comodi, comodità, di sollazzo, di divertimenti, di godurie. Queste tentazioni vengono a tutti, come Teresa, il bambino Gesù, quando stava assistendo degli ammalati, sente una musica lontana, le danze, comincia a sognare le danze, i balli, i brindisi, eccetera, eccetera. Ebbe quasi una nostalgia, ma no. Subito si è ravveduto, subito, un po' come nei sogni, no? Si è ravveduto e dice, ma che fai? Non darei nemmeno
5 minuti di decennazzo, mentre io qui sto, mi sto arricchendo nella carne sofferente delle mie consorelle che soffrono per la passione, per altro, per la malattia, per malattie. Abbiamo tutti sempre il luccichio, oppure possiamo dire queste bolle di sapone che ci fanno vedere, come ho fatto a Morgana, qualcosa di straordinario, paradisiaco. Sono illusioni. Bolle di sapone, boom! Il fascino, un boom! Se noi siamo già preavvisati, stiamo attenti, perché lui ce lo dice prima quello che ci accade, per essere pronti a sconfiggere, specialmente con l'aiuto del piede virginale della Madonna, sconfiggere la testa al serpente che ci insidia continuamente. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Una menzogna, tutta una menzogna. Ricordo una ragazzina che sognava di sposarsi, finalmente si sposa. Dopo alcuni mesi, quello se ne scappa. No. Ma che vergogna. E voi lo conoscete, io non vi dico il nome. Allora, mesi di pianto, dopo 6 mesi di pianto, viene, si confessa e dice: credevo di aver toccato il paradiso con un dito. E invece c'è stata una amaretta tremenda, terribile, terribile. Non sono i sogni, non il paradiso che noi sogniamo è un'illusione. Quel paradiso è quel cammino che deve fare chi vuole essere mio discepolo, rinneghi i suoi progetti, li metta sotto i piedi, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua e vedrai il cielo aperto. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Questa stessa frase noi la sentiamo nel cantico della sequenza del cielo pasquale, come viene chiamata? Il canto dell'esultet, bravo, esultet, dell'esultanza della risurrezione. Versetto 17. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeti vieni. A che cosa dice vieni? Vieni, Signore Gesù. Chi ha sete, venga. Allora, lo Spirito Santo è la sposa. La sposa sarebbe la Chiesa. Allora, attenzione, la Chiesa. La sposa, la Chiesa. Però l'emblema della Chiesa è la Vergine Santa, la sposa. Anche perché questa sposa è stata fecondata dallo Spirito Santo. Non temere, perché ciò che accadrà in te sarà opera dello Spirito Santo. Questa sposa, Maria la Madonna, sarà fecondata dallo Spirito Santo, che gli darà il potere di rivestire il divino con l'umano, con la veste dell'umano.
vieni, lo sposo e la sposa dicono vieni. A chi lo dicono? A Gesù. A Gesù. Vieni. E chi ascolta, ripeta. Forza. Chi ha sete venga, venga. Chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Che bello. Questo lo ha detto Gesù nel Tempio. Si alzò e disse, chiunque ha sete venga a me e beva. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. Dobbiamo dire i protestanti e gli eretici che hanno alterato la Sacra Scrittura. E se qualcuno toglierà qualcosa delle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Pensate, protestanti che hanno tolto 8 libri della scrittura. Capitano il testimone di Geova. Sì, l'altro giorno mi hanno bussato due ragazzi stranieri investiti in un libro americani. No, guarda, io ho la mia religione, colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Amen. Amen. Vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Vieni Signore Gesù. Non lo voglio in fondo. Andiamo. Responsore. Io sono la radice della stirpe di Davide. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni. E chi ascolta ripeta vieni. Amen. Vieni Signore Gesù. Alleluia. O voi tutti assetati, venite alle acque, porgete l'orecchio e venite a me. E chi ascolta ripeta vieni. Amen. Vieni Signore Gesù. Alleluia. Allora, mi raccomando, nel grembo della nostra chiesa c'è Alessandro. Noi ormai siamo una sola cosa, anche perché questo è un dono della Chiesa Universale che parte da questa piccola chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Vai avanti con coraggio, perché tu sei del nostro cuore, non uscire dal nostro cuore. Allora, dillo tu. Ma ieri abbiamo visto Rai 3, PG3. Al Papa. Sì. L'avremo vice Gerede. Cioè, dopo il Papa c'è lui praticamente ora. Ah, Don Bato. Sì, l'avevamo detto, sì. Già cardinale Parolino. Ho messo la c'è dopo il Papa. Comunque dobbiamo... questi personaggi prendono responsabilità grandissime, devono certo essere anche sostenuti. No. Patrizia, vieni. Qui non si va. Anche tu sei nato su come arriva.
una. No. Allora vediamo l'alleluia pasquale. Dai commenti sui salmi di Sant'Agostino Vescovo. L'alleluia pasquale. La meditazione della nostra vita presente deve svolgersi nella lode del Signore, perché l'eterna felicità della nostra vita futura consisterà nella lode di Dio. E nessuno sarà atto alla vita futura se ora non si sarà preparato. Ha capito, allora attenzione, allora prepariamoci in questa palestra terrena ad entrare nell'eternità felice. Allora non bisogna, non si può improvvisare questo gaudio eterno, non si può improvvisare. Allora incomincia, ecco per quale motivo Sant'Ambrogio ha ragione. Lo sai cosa diceva Sant'Ambrogio? Ora lui ci aspetta. Allora, attenzione, Danilo, ascolta, qui dice la meditazione del tempo presente ci deve preparare alla felicità eterna. Significa la felicità eterna ha un preludio di esercitazione, di desiderio, di meditazione, anche di attenzione e anche di scelte ben precise, perché non si può improvvisare il paradiso. Allora che cosa dobbiamo fare per non essere così superficiali e improvvisare le cose bellissime che ci attendono? Lo dice Sant'Ambrogio, che allora vai a vedere cosa dice Sant'Ambrogio, così non lo dimentica più. Allora, in paradiso non ci si va con da sprovveduti, bisogna esercitarsi. Leggo? Sì. Quando leggo la Divina Scrittura, Dio torna a passeggiare nel paradiso terrestre. Allora, che è il preludio, il preambolo del paradiso. Quando ascoltiamo la parola di Dio, ci esercitiamo a vivere e gustare quando è buono il Signore in paradiso. Peppino, hai capito? Se non ascolti non puoi gustare. Prima di gustare la torta, ti dicono gli ingredienti, poi dicono cosa è assaporato io, quando è dolce questa torta. Allora, è fatto gustare. Fino a quando tu non lo gusti, è veramente gustoso. Però noi abbiamo già un anticipo di assaggio di questo momento del paradiso. L'assaggio avviene con l'ascolto della parola di Dio. Dovremmo anche dire. Dico, è lei delle preghiere. Grazie perché hai un buon gusto. Allora, dire che ci sono anche tante persone arroganti che dicono la vita è mia, io me la godo, faccio tutto quello che mi pare, tanto poi prima di morire mi pento e vado in paradiso. Molti ragionano così, moltissimi. Non possono improvvisare. Sì, tanto gli ultimi anni poi quando sono anziano mi pento e ho
cioè non è che lo sappiamo quando arriva il nome. Non solamente, devono sapere che l'albero cade dalla parte che vende, si è preso vizi che non si possono sradicare, cade nel vizio ed è difficile poi chiedere perdono, perché la sua anima è assopita, è addormentata, è sotto anestesia, non capisce niente, e va all'eternità, il cui pastore è la morte, purtroppo. Quanta gente purtroppo perde il paradiso perché si illude. Ma poi non è che conducono una vita serena, di tranquillità, sono sempre agitati e confusi, aggressivi, cercano sempre di sgomitare, superare gli altri. Cioè, non è una vita tranquilla questa, sì. Quindi... Guardate questo, adesso Letizia vi darà queste immagini di San Domenico Savio. San Domenico Savio, quando ha fatto la prima comunione, ha detto così: ha capito che il peccato faceva perdere il paradiso e diceva meglio morire ed andare in paradiso anziché la morte ma non peccati. E poi disse un'altra cosa: i miei amici saranno Gesù e Maria. E quello che diceva poi a San Giovanni Bosco, disse questo: come padre spirituale io mi consegno nelle sue mani, disse Domenico Savio, mi consegno nelle sue mani, lei è il santo, io sono una stoffa, faccia di me un bel vestito a Gesù. Devo ringraziare Maria Luisa, che è stata meravigliosa ieri nel guidare i ragazzi nel ritiro spirituale. Bravo. Allora, aspettate, allora, leggiamo da capo. La meditazione della nostra vita presente deve svolgersi nella lode del Signore, perché l'eterna felicità della nostra vita futura consisterà nella lode di Dio. E nessuno sarà atto alla vita futura se ora non si sarà preparato. Perciò lodiamo Dio adesso, ma anche innalziamo a Lui la nostra supplica. La nostra lode racchiude gioia, la nostra supplica racchiude gemito. Infatti ci è stato promesso ciò che attualmente non possediamo, e poiché è verace colui che ha promesso, noi ci rallegriamo nella speranza, anche se, non possedendo ancora quello che desideriamo, il nostro desiderio appare come un gemito. È fruttuoso per noi perseverare nel desiderio fino a quando ci giunga ciò che è stato promesso, e così passi il gemito e gli subentri solo la lode. Ecco, bellissimo. La storia del nostro destino ha due fasi. Una che trascorre ora in mezzo alle tentazioni e tribolazioni di questa vita. L'altra che sarà nella sicurezza e nella gioia eterna. Per questo motivo è stata istituita per noi anche la celebrazione dei due tempi, cioè quello prima di Pasqua e quello dopo Pasqua. Il tempo che precede la Pasqua raffigura la tribolazione nella quale ci troviamo. Invece, quello che segue la Pasqua rappresenta la beatitudine che godremo. Ciò che celebriamo prima di Pasqua è anche quello che operiamo. Ciò che celebriamo dopo la Pasqua indica quello che ancora non possediamo. Per
questo trascorriamo il primo tempo in digiuni e preghiere. L'altro, invece, dopo la fine dei digiuni, lo celebriamo nella lode. Ecco perché cantiamo Alleluia. Infatti, in Cristo, nostro capo, è raffigurato e manifestato l'uno e l'altro tempo. La passione del Signore ci presenta la vita attuale con il suo aspetto di fatica, di tribolazione e con la prospettiva certa della morte. Invece, la risurrezione e la glorificazione del Signore sono annunzio della vita che ci verrà donata. Per questo, fratelli, vi esortiamo a lodare Dio, ed è questo che tutti diciamo a noi stessi quando proclamiamo Alleluia. Lodate il Signore, tu dici a un altro, e l'altro replica a te la stessa cosa. Impegnatevi a lodare con tutto il vostro essere, cioè non solo la vostra lingua e la vostra lode e la vostra voce lodino Dio, ma anche la vostra coscienza, la vostra vita, le vostre azioni. Noi lodiamo il Signore in chiesa quando ci raduniamo. Al momento in cui ciascuno ritorna alle proprie occupazioni, quasi cessa di lodare Dio. Non bisogna invece smettere di vivere bene e di lodare sempre Dio. Bada che tralasci di lodare Dio quando ti allontani dalla giustizia e da ciò che a Lui piace. Infatti, se non ti allontani mai dalla vita onesta, la tua lingua tace, ma la tua vita grida e l'orecchio di Dio è vicino al tuo cuore. Le nostre orecchie sentono le nostre voci. Le orecchie di Dio si aprono ai nostri pensieri. Responsorio, voi piangerete e il mondo si rallegrerà. Voi sarete insisti, la vostra tristezza si cambierà in gioia. Alleluia. La donna che ha partorito non ricorda l'angoscia per la gioia che è nato un uomo. Voi sarete insisti, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Alleluia. Ci mettiamo in piedi e cantiamo, cantiamo. Svolgora il sole di Pasqua. No, cantiamo, no?